sapete che l'aereo è nato dalla bicicletta. Mio zio diceva sempre: il limite dell'uomo deve essere al di là della sua portata, altrimenti a cosa servirebbe il cielo? Orv, te l'avevo detto di non tirare troppo l'elastico che poi si rompeva. E vabbè, oui. L'altra volta l'hai rotto tu e l'ho aggiustato io. Orv, adesso però il gioco è proprio rotto, rotto, rotto. E ho capito, Will, e ne faremo un altro, altro, altro. Davvero? Sì, più grande. Così! Possiamo volare! Bambini! La minestra! Will, ma sai che c'è? E io non riesco a smettere di pensarci. Hai ragione, anche io ci penso tutte le sere, che ce lo dici. No, sarebbe bellissimo costruire una macchina che vola. Qui, dai. Ogni sera mi parli di questa cosa. Va bene, allora facciamo una cosa. Proviamoci. Ma come si fa a guidare una macchina volante? Vi preghiamo segnalarci il tratto negli Stati Uniti nord-orientali in cui soffino dei venti di moderata velocità. A che punto sei? Oh, sei lenta, eh? In cui soffino dei venti moderata. Moderata non va bene. Moderata non va bene. Perché non va bene? Ah, generico, ho ragione, Papà! Dai, che hanno scritto, scendi giù, vieni, dai, non fare il musone, papà, dai! Dai, vieni, ti leggo una lettera, vieni, bravo, oh, bravo, bene. Stai lì, fermo, oh, ecco. Cara Catherine, non dirlo a papà. No, dice, come sta papà? Bene sta papà, un po' sordo, meno male. Bene. Ma veniamo tirati giù dal letto due o tre volte a settimana tra le 10 e le 11 di sera perché dobbiamo tenere ferma la tenda. La velocità del vento segnalata dall'Ufficio Meteorologico Nazionale in realtà è una media tra i momenti di calma e i momenti di bufera che arriva dall'oceano. Quando soffiano questi grecali non si dorme tutta la notte e si gela. Abbiamo una coperta in due, ce la tiriamo sulla testa, si scoprono i piedi, ce la tiriamo sui piedi, si scopre la testa, per forza. Quell'anno, totale ore di volo, 2 minuti. Ma non è, in realtà non è un volo, sono dei balzelli, sono dei saltini. C'è qualcosa che non va. Orv, passeranno altri 50 anni prima che un uomo possa volare. Almeno 100, Will. Almeno 100. A questo punto puoi scegliere due strade. O lasciar perdere. Oppure provare a superare quel muro. Con tutto il rischio e la fatica che questo comporta. Certo, il fatto di avere una passione aiuta. E i fratelli Wright una passione ce l'hanno e decidono di superare quel muro. Ah, ragazzi, guardate che non è che stiamo parlando del genio di Leonardo, di Einstein. Noi stiamo parlando di due meccanici intelligenti, curiosi, ma con un grande sogno davanti. Voi un sogno ce l'avete? Beh, tutto è teso, il motore teso, la seta delle ali tesa, i tiranti tesi, il fiato sospeso. In quell'attimo infinito, nel momento in cui
la sua velocità e atterra in un punto non più basso del punto di partenza, in quel momento c'è la storia del XX secolo.